Hey guys, benvenuti sul canale di Chiamendola Brothers. Io sono Jonathan ed eccoci qui ragazzi per la prima volta su NBA 2K21, 2K21, come volete chiamarlo voi. Siamo ritornati su NBA 2K dopo anni, ragazzi, dopo anni che non l'ho sempre portato sul mio canale quasi ogni anno. Ma quest'anno ancora non l'avevo portato e finalmente eccoci ritornati. Anche grazie a 2K che mi ha mandato il codice del gioco per Xbox Serie X. Quindi stiamo giocando su Next Gen e ho detto voglio ritornare. Quale modo migliore di ritornare se non con le grandi sfide degli Amendola Brothers? Se vi ricordate, chi segue il canale dall'inizio, fatemi sapere nei commenti scrivendo io c'ero. Proprio all'inizio del canale, quando avevamo 2000 iscritti, io facevo sempre le sfide su NBA. Non registravamo ancora con la webcam. C'erano le sfide con i giocatori che mi dicevate voi, con i giocatori più forti, classici o moderni, e si sfidavano sul campetto, nella modalità blacktop. Quindi l'andremo a fare oggi. E quale se non la sfida migliore? Michael Jordan, il migliore di sempre per me. Io da grande tifoso dei Chicago Bulls contro LeBron James, il migliore del passato con il migliore di adesso, almeno per la maggioranza delle persone. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, le prossime sfide da fare. Fatemi sapere nei commenti se volete vedere la modalità My Team, la mia squadra, che sarebbe l'equivalente dell'Ultimate Team di FIFA per NBA. Perché io ho già iniziato, magari vi porto qualche video. Fatemi sapere nei commenti, lasciatemi like, iscrivetevi al canale e andiamo con la sfida. Io prenderò le redini di Michael Jordan. Vince chi arriva per primo a 21 punti. Ho messo la difficoltà All Star, che io ho iniziato a rigiocare dopo tempo, da 2-3 giorni, quindi non sono un mega pro player. Per quello non ho messo la difficoltà massima. Ma appunto, vediamo chi vincerà. Vediamo chi la spunterà. Hanno tutti e due 97 di overall. E partiamo. Inizia Michael Jordan contro LeBron James. Io copro la testa di LeBron James con la telecamera, però non fa niente. È lui, e lui lo vedete dal nome. 97 di overall, 97 di overall. E andiamo. Vediamo chi vince. Si parte. Play now. Vediamo LeBron James con quella magliettina gialla e invece Michael Jordan con la maglietta nera. Cerchiamo di difendere subito, non facciamo segnare. Come si è smarcato. Porca miseria, LeBron James come si è smarcato. Ma noi siamo Jordan e noi non perdiamo. Vai Michael, fanci freghi sì, fagli vedere, si smarca. Bombete, subito di schiacciata, grandissimo Michael Jordan. E ci portiamo sull'1-1. La cosa più difficile in questo gioco, come è sempre stato, è difendere, specialmente contro uno. E mi ha fatto lo stesso canestro di prima, specialmente contro uno come LeBron James. Vai Jordan, pensaci tu. Noi siamo i Rangers con Michael Jordan. Lui non mi fa passare, fa la difesa buona, ma noi ci allontaniamo e poi perdiamo la palla. Mannaggia. No, da tre lui prova. E sbaglia LeBron James, sbaglia, sbaglia. Perfetto, perfetto, la palla torna a noi. Lo stesso ai Rangers. Dai, dai, dammi la palla LeBron James, tocca a me. Tocca a me. Proviamo. Non riusciamo a smarcarci. Sì, ci riesce. Sotto canestro. Mi blocca il pallone. La schiacciata. La prende il rimbalzo e passa lui in vantaggio 3-1, porca miseria. Cerchiamo di recuperare. Mamma mia, no, 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 recupera. Lui c'ha pure il potenziamento adesso, noi siamo stanchi. Dobbiamo tirare per forza. Mamma mia, che schifo, ragazzi, che schifo. Che schifo, me lo dico da solo, che schifo. Sto giocando una schifezza. Quando non registro gioco bene, quando registro sempre una schifezza, è sempre così. Ehi, guarda là. Vai, mamma mia, gliela blocca. Che c'è? Che c'è, LeBron? Che c'è? È nostra pure. Gliela schiaccia, gliela blocca in faccia. Dai che possiamo almeno portarci sul 2 a 3. Se posso tenere il pallone 40 secondi a differenza dei 24 durante una partita. Dai, dai, fammi passare LeBron, fammi passare. E vai, la butta dentro Michael Jordan di sottomano così. Dai, 2 a 3. Non facciamolo segnare, non facciamolo andare a canestro. Cerchiamo di difenderci, concentrati. Mannaggia. Si è avvicinato e poi l'ha buttata dentro. Ma vedi un po'. Vedi un po' questo LeBron. Proviamo a smarcarci andando di velocità. Mamma mia, guarda lì però.
Lui difende che è una bellezza. Guarda lì, non mi lascia uno spazio vuoto. Vai, eccolo qui, l'ho visto. E la inzacca, l'ho visto lo spazio vuoto. 3-4. Dai, che è combattuta. Non facciamolo passare, pure lui l'ha visto lo spazio. Mannaggia, che schiacciata, voglio. Che schiacciata. Sarà combattuta, sarà l'ultimo sangue. Intanto stiamo perdendo però. Vai Jordan, mamma mia, mo ti ho fatto proprio che una bellezza. Ti ho fatto proprio che una bellezza, LeBron. Mi dispiace. E anche la sfida tra film di Space Jam, perché uscirà quello lì, il sequel, con LeBron James. La recupera Michael Jordan con LeBron James, a differenza di quello di Jordan del 95. Vai Jordan, vai. Olle! Mamma mia, vai giù. Si appende al canestro e la porta in pareggio. Dai così. Non facciamogliene sbagliare un'altra. Invece no, mannaggia. È tosta. Siamo 5-6. Mettiamoci di nuovo in pareggio. Con Jordan non provo nemmeno a tirare da 3, perché purtroppo, mannaggia, nel gioco so che non è stato fatto molto bene la sua statistica di tiri da 3. Mannaggia, abbiamo sbagliato. C'ha lui la palla e niente, voglio. Il fatto è stopparlo LeBron James è tostissimo. È una bestia. Fisicamente è più grande di Jordan. E mo te la schiaccio in faccia, però. Devo provare a rubargliela, visto che Jordan è un maestro. Però vedi, faccio fallo. Fallo in allungo. Però il fallo qui non conta niente, quindi dobbiamo tentare. Porca miseria, voglio. Avete visto che cavolo di canestro mi ha fatto? L'è passata per sotto le gambe e poi ha schiacciato. Io ho capito che mi devo allontanare e tentare lo scatto. Guardali come si difende il bagaroshpo. Stupido, basta. Vai, credici Jordan, credici così. Dai. Attenzione. No. Attiro. Oh, ma gliel'avevo pure contrastata. Oh, la butta lo stessa dentro. Se provo io una cosa del genere non va mai dentro a me il pallone così. E lo dribbla. Mamma mia, come t'ha già fatta bella LeBron a giocare le biglie proprio. Dai. Ma guarda lì, io posso proprio. Devo dargli un pugno in bocca per non farlo schiacciare. Ma porca miseria, siamo sempre là. Io devo dribblarlo con l'astuzia. Lui mi fa col fisico. Niente, purtroppo stanco. Riposati un attimo. Riposiamoci un attimo. E così. Mamma, me la stavo pure quasi per togliere, voglio. Mamma mia, è tostissima. Però è combattuto, è l'ultimo sangue. Vai che questa l'ha sbagliata e l'abbiamo recuperata. Vai che ci portiamo in pareggio. E si appende al canestro. 10-10, voglio. Mamma mia, che partita. Super avvincente, voglio. Non me l'aspettavo super avvincente così. Mamma mia, gliela ruba. Ah, ma si porta in vantaggio. Così, voglio. Michael Jordan gliela ruba. L'ho detto, maestro delle rubate. Non juventino, però, le rubate di palla. Manage la tiri o no? Gliela recupera, non ci credo Jordan, non ci credo. Mamma mia, gliela schiaccia, 12-10, ribaltiamo la partita, voglio. La riprende Jordan. Niente, pensavo che la sbagliasse anche adesso. La riprende Jordan, noi abbiamo il catenaccio lì che non so cosa voglio dire questo impeto, però per i più esperti di NBA di oggi mi scrivete l'impeto, se non sbaglio sia. Però non so quello catenaccio cosa voglia dire. Però vabbè. Oh, mannaggia, pensavo di avergliela rubata, invece mi ha dribblato. Mannaggia.
Però se continuiamo così, sempre non sbagliamo entrambi, vinco io perché sono in vantaggio di 2. Mamma, guarda lì, mamma mia. 14 a 12, dai, dai, dai. Ha sbagliato. No. Mamma mia, le stesse movenze di Jordan il giocatore, sia nei dribbling che nelle schiacciate sue iconiche. Mamma mia, come l'abbiamo dribblato, che è una bellezza. Che è una bellezza. Non so, non mi è capitato adesso, ma mi è capitato di giocarci, di fare quei sottomano che faceva lui proprio da 30 km girato di spalle, bellissimi. Vai, 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 no! Quel rimbalzo, potevamo prenderlo, quel rimbalzo. Poteva essere nostra. Potevamo portarci a 3 di distacco. Ormai ho capito come farti. Ormai ho capito come farti, LeBron. Ormai ho capito come funziona. Ho capito come funziona in attacco, non in difesa, però. Olè! Si gira e la schiaccia. Grande Jordan. 17-15. Ci mancano 4 punti. Mamma mia, come gliela ruba. Come gliela ruba. Why you? Grande Jordan. Fammi passare che... No, vai dentro. Mannaggia. Che stupido. Avevamo recuperato un pallone. Sbagliala pure tu. Grande, la recuperiamo ancora. Mamma mia, sta partita. Super avvincente. Dai Jordan, cerca di dribblarlo. Mannaggia, perché non è entrata? Mannaggia, voglio i 3 punti di vantaggio, non me li vuol far avere. Ma stavo lì, stavo proprio lì. Non sono riuscito a schiacciarla. Ma ha fatto il tiro sbagliato. Mannaggia, vai. No. Questo mo tira. È nostra. Gliel'ho stoppata proprio come se lui fosse un pivellino. Dai, non perdiamo tempo. Grande, lo dribbla. Vedi, quando è così, non c'è partita. Ci mancano 3 punti, voglio 3 punti alla vittoria. E siamo a 3 di vantaggio. Dai, non poteva che vincere il grande Jordan. Ma ancora non abbiamo vinto, però. Non esultiamo. Lui sbaglia sicuro, però non la recuperiamo. Gliela stoppa. Mamma mia, voglio mamma mia, Jordan. Jordan si conferma un masto. Avete visto? Ha fatto il sottomano, quello lì proprio iconico di Jordan. Però non è andato a canestro. Noi siamo pure stanchi. Non ce la fa più. Riposiamoci un attimo. E poi attacchiamo. Dai che ci mancano due punti. L'abbiamo superato di 4. Dai Jordan, pensaci tu. Non farlo segnare ancora. Rubagliela. Si prova dai 1000 metri e la butta dentro. 1000 metri poi. Se provassi il tiro da 3, che qui è da 2, vincerei. Però non rischio. Non me la rischio. Perché gliela schiaccio in faccia. Dai che ci manca l'ultimo punto alla vittoria. Dai, l'ultimo punto e vinciamo. Proprio... Mamma, è passato per dire il canestro lui. Proprio liscia, proprio alla grande Jordan. Però il punto della vittoria. Dai Jordan. No, sbaglia proprio il punto della vittoria. Mannaggia. Guarda lì, si mangia le mani Jordan. Dice, avevo vinto, ormai la vittoria era mia. Ma va bene così. Non facciamo... No, l'ho proprio lasciato libero. Ci prova, ma sbaglia. La recupera Jordan. Dai. Andiamo fuori. E ora schiacciamola per la vittoria. Mannaggia miseria, non riesco a buttare sto pallone della vittoria dentro. Per la seconda volta. Sono pure stanco, mannaggia.
Quindi un altro fallo. Prendo troppi falli. No! Non farlo passare. Dai. Dai Jordan. Dai Jordan. Andiamo a vincerla. Andiamo a vincerla. Andiamo a vincerla così. Andiamo a vincerla così. Wagyu, mi dispiace. Ma ha dato pure l'obiettivo. Jordan contro LeBron James. La spunta lui. La spunta lui. Michael Jordan. Vince lui, ragazzi. Vince lui. Fatemi sapere nei commenti le prossime sfide che volete vedere. Di che squadra siete tifosi dell'NBA. Io sono Chicago Bulls tutta la vita. Michael Jordan mi è sempre piaciuto da quando ero piccolo. Io sono degli anni 90, quindi tutti negli anni 90 erano super fan di Michael Jordan. Comunque, a parte questo, ragazzi, grazie di avermi seguito. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, continuate a seguirmi e fatemi sapere nei commenti se volete altri video di questo tipo, di NBA, eccetera, ragazzi. È importante per me vedere il vostro supporto. Che dirvi, da Jonathan Amendola di Amendola Brothers, al prossimo video. Ciao a you! Attenzione, attenzione! Iscrivetevi al canale degli Amendolas Brothers! Attenzione, attenzione! Chi non si iscrive al canale stasera muore! Attenzione, attenzione!